Salve a tutti, friends, dal vostro Super Corri. Eccoci qua, ragazzi. Siamo tornati sul post delle domande. Come vedete, fate le vostre domande sulla Formula 1. L'ho messo ieri, 22 richieste, quindi 22 domande. Tanta roba in solo 24 ore. Quindi si vede che avete fame di chiedermi delle cose e io vi risponderò. È chiaro che, ragazzi, parliamoci chiaramente. Io, come sempre, non leggo le domande prima perché voglio essere giustamente colpito da quello che leggo, spero in positivo, e quindi potervi rispondere in maniera adeguata. 22 domande sono tante, ripeto, quando avete qualcosa da chiedermi, aspettate che faccio questi format perché, ragazzi, ho poco tempo, non riesco a rispondere sotto i commenti perché ci vorrebbe troppo. Quindi fatemi questo piacere. Come al solito, prima di partire a bomba con il video, vi invito a iscrivervi a tutti i miei canali. Lasciate un bel like, seguitemi sui miei social. C'è la mia raccolta fondi per la beneficenza, Supercoris and Friends. Domani arriverà la donazione, vi ringrazierò tutti in nome e cognome di chi ha donato. C'è l'aiuto e il sostegno al mio canale, abbonamenti e donazioni, potete aiutare il mio canale a sostenersi e a crescere sempre di più. Allora, partiamo subito con Davide che dice: Ciao Corrà, buona giornata. Volevo chiederti, secondo te, piloti del calibro di Senna, Lauda, Prost, Mansell, eccetera, al giorno d'oggi riuscirebbero a esprimere il loro talento e il loro potenziale come fecero all'epoca, o sarebbero in parte limitati dalle continue evoluzioni tecniche come l'elettronica e i nuovi regolamenti? No, non sarebbero limitati dalle evoluzioni dei nuovi regolamenti, sarebbero limitati, secondo me, dal fatto che le macchine di oggi sono molto più facili da guidare, quindi oggi magari alcuni di questi talenti si potrebbero trovare in difficoltà. Ora non ti so dire chi nello specifico, però ti dico, questi hanno guidato in un'epoca dove la macchina era meccanica e se avevi più sensibilità e bravura degli altri a gestire il mezzo, riuscivi a fare cose migliori. Purtroppo, ragazzi, oggi vediamo che una Formula 1 è guidabile anche da emeriti sconosciuti che magari nella loro carriera non hanno ottenuto quasi nulla. Li metti in macchina e vanno. Quindi, sicuramente, i più forti emergerebbero lo stesso, però alcuni di loro probabilmente si sarebbero persi. Antonino dice: Ciao Corrà, secondo te Nive alla fine dove andrà? Ci credi al fatto che secondo alcune fonti Ferrari ci ha rinunciato? Ma ragazzi, non può saperlo nessuno dove andrà Nive, perché secondo me in questo momento forse non lo sa nemmeno lui. È una persona imprevedibile, più volte ha lasciato team vincenti per andare in team di basso livello. Ricordiamo quando lui era la Williams Renault, che era il miglior team del mondo, se andò in McLaren, che era un team che aveva difficoltà. Ricordiamo quando lasciò McLaren e se ne andò in Red Bull. Quindi un team affermato per andare in un team appena nato. Adrian Newey probabilmente oggi potrebbe anche scegliere di andare in un team come la Williams per avere meno pressioni e finire la sua carriera provando a risalire in un team che aveva già portato al top una volta. Quindi oggi sapere dove va lui non lo sa nessuno. Io spero ancora che venga in Ferrari. È chiaro che i venti che tirano sono venti molto pesanti, quindi vedremo cosa accadrà. Stefano dice: Ciao Corrà, che ne pensi di fare sprint race? Nelle sprint race la partenza in griglia invertita in base alla classifica di campionato, quindi partenza da ultimo di Verstappen, per ultimo di Leclerc e così via, non renderebbe più accesa la lotta per quelle vetture tipo Haas e Sauber provare a prendere punti e soprattutto avere più sorpassi? Sì, ma sarebbe un caos, Stefano, parliamoci chiaramente. Questa è una cosa che va bene nelle moto, si faceva, ma anche in alcuni campionati tipo il campionato turismo, però ti dico la verità, si creava un gran caos, poi quelli che partivano dietro spesso avevano incidenti. Non è giusto. Io ti dico, devono fare un regolamento che permetta a tutti i piloti di essere vicini, non ribaltare le classifiche. Perché, ti ripeto, io magari Verstappen parto dietro, mi tocco con Zhou e mi rovina la gara. Non è giusto. Perché molti che stanno a centro gruppo non sono proprio in grado di lottare, secondo me. Quindi ti dico, becchi un Sargeant, uno Stroll, durante la gara e la rimonta ti caccia fuori. E poi i migliori comunque salirebbero avanti. Io ti dico, secondo me, bisogna fare un regolamento che permetta a tutti i piloti di stare vicini e di poter battagliare. Allora migliori la situazione. Questa è una soluzione che a me non piace. Pippo Max dice: Ciao, volevo sapere se secondo te nel 2025, vedendo una Red Bull che già sta perdendo terreno sugli avversari, potrà comunque portare a casa il titolo costruttore e piloti, soprattutto senza Nivi in casa. Sì, ma la Red Bull per me vince pure l'anno prossimo. Cioè, oggi vedere che tutti dicono che la Red Bull è in crisi, io ve lo dico sempre, è da ignoranti, da capre. La Red Bull non è minimamente in crisi, la Red Bull avrebbe vinto tutte le gare in condizioni normali, quindi ti dico, non c'è una crisi Red Bull, stanno ancora davanti. Chiaramente nel 2025 ci potrebbe essere una lotta per il mondiale, ma alla fine se rimane Verstappen lo vincono sempre loro, anche senza Nivi, perché tanto comunque le basi anche per l'anno prossimo sono state messe e io penso che saranno avanti ancora agevolmente. Carlo dice: Ciao Corrà, domanda particolare, perché secondo te al netto di 5 anni turbolenti Jean Alesi è ancora follemente innamorato della rossa, tanto da sopportarla sempre? Ma chi è che non è innamorato della rossa, Carlo?
Lui quando arrivò in Ferrari fece una scelta di cuore perché aveva già firmato un precontratto con la Williams e sarebbe andato nella Williams Renault, la macchina più forte di quegli anni. Venne in Ferrari, ha sempre amato la Ferrari, c'è una passione forte da parte di tanti. Perché io amo ancora la Ferrari nonostante a livello di prestazioni e risultati in pista sta facendo cacare? Perché io sono innamorato del marchio. L'ho assaporato, l'ho vissuto, se tu sei stato mai in quelle zone là, vieni proprio contagiato da quell'amore. Io per esempio amo la Ferrari nonostante non vince da 20 anni, quasi. E quindi ti dico, Jean Alesi è uno che è stato amato dai tifosi, è stato esaltato, un po' come Villeneuve, anche se non ha vinto quasi nulla, è innamorato perché la Ferrari gli è entrato nel cuore. Quindi, ma anche altri piloti che se ne sono andati dalla Ferrari senza vincere quasi nulla, sono rimasti molto affezionati. È normale. Lorenzo dice: ciao Corrà, avevo sentito di notizie e dicevano che Sainz sarebbe andato in Williams, secondo te? No, non ci pensare. Se Sainz deve fare una scelta del genere se ne va in Sauber. Cioè Sainz che sta facendo? Ieri vedevo che sembra probabile che arrivi in Mercedes. Sainz o accetta di andare in Mercedes per un solo anno barra massimo due e poi lasciare il posto ad Antonelli, oppure va in Sauber. La Sauber lo riempie di soldi, gli dà la possibilità di lottare comunque in un futuro non vicinissimo, ma per i mondiali. Conviene andare là, c'è già il padre, piglia una barcazza di soldi in Williams, non ci va sicuro, perché la Williams ha molte meno possibilità di crescere negli anni. Andrea, ciao Corrà, pensi già nel 2025 vediamo più combattimento e competitività tra le scuderie rispetto a questo inizio stagione, con tante difficoltà che si stanno iniziando a vedere in Red Bull? Sì, ma io te l'ho detto già. Ogni anno Red Bull calerà un po', ma lo faranno anche apposta per aumentare lo spettacolo. 2025 me l'aspetto sulla falsa riga del 2022, ci sarà qualche team che insiderà Red Bull, ma alla fine secondo me vinceranno loro e chiuderanno questo ciclo davanti, perché io penso che dall'inizio hanno deciso di far vincere la Red Bull, quindi io credo che ci sarà più battaglia, ma come ci sarà anche quest'anno rispetto all'anno scorso, ma vince sempre la Red Bull, questo è il pensiero mio. Giuseppe dice: ciao Corrà, credi che Leclerc dopo la vittoria a Monte Carlo potrebbe essersi sbloccato mentalmente riuscendo a fare uno switch nella sua carriera come è già successo a vari piloti nella storia della Formula 1? Non lo so, la vedo molto improbabile, perché per quanto possa essere felice di aver vinto a Monte Carlo, non è una vittoria vera e lo sappiamo. È una vittoria che ti hanno praticamente regalato. Per una volta la fortuna ha girato a favore della Ferrari, quindi non è una di quelle vittorie dove tu... Lo switch sai dove avviene? Quando tu vinci, ma spesso e volentieri batti il tuo avversario in pista con una grande prestazione. Lo switch di solito non avviene in una vittoria dove tu alla fin fine sei da solo, giri e nessuno ti può battere. Io non penso questo. Leclerc lo switch lo può fare per altre motivazioni, sicuramente non per la vittoria a Monte Carlo. Alessandro, ciao Corrà, secondo te quali sono le piste in cui la Red Bull potrà essere battuta? Le piste anomale. Singapore, queste piste qua che sono anomale. Ci sono alcune piste pro McLaren, tipo l'Ungheria, le piste ricche di curve che secondo me favoriranno anche un po' la McLaren. Ma... ci sono tante piste guidate dove secondo me la Red Bull vincerà. Barcellona è una pista pro Red Bull, il Canada è una pista tendente pro Red Bull. Ragazzi, le piste un po' anomale dove tu comunque tra la temperatura e le condizioni ci può essere qualche sorpresa, possono dare un aiuto a Ferrari a vincere altre gare, ma non è facile ora valutarle tutte quante perché non me le ricordo tutte le piste. Cavalieri dice: ciao Corrà, volevo chiederti perché la Mercedes non sta pensando di far tornare Mick, secondo te è dovuto al fatto che abbia poco talento oppure perché non sanno in che team metterlo? Grazie per la risposta. No, perché secondo me la Mercedes ha capito che Antonelli è molto più forte di Schumacher. Che ti pensi? L'hanno fatto girare Schumacher, che è la macchina, e hanno fatto girare Antonelli. Evidentemente è chiaro che hanno capito che Kimi Antonelli è molto superiore a Schumacher, avendo Russell che non lo puoi toccare. Secondo me è facile fare un calcolo. Schumi oggi sponsor dietro le spalle munifici non ce n'ha, vedendo come team come la Williams dove poteva essere dirottato, perché effettivamente Mercedes ha un piccolo diritto di veto solo sulla Williams, si sta attrezzando con Albon e probabilmente Bottas, Mick rimarrà fuori. Purtroppo Mick si è giocato la sua carriera con delle prestazioni non eccezionali, ma è stato anche messo sotto pressione in maniera sbagliata da Gunther Steiner all'epoca, però la vedo difficile, secondo me non sarà facile che torni in Formula 1. Calcio e Formula 1, ciao Corrà, secondo te Ferrari ha possibilità di vincere in Canada? Non è impossibile, ma è molto difficile. Secondo me in Canada torna a vincere la Red Bull e la McLaren sta là. Sarà sempre una battaglia a tre, ma io vedo la Red Bull favorita sulla Ferrari e penso che torni competitivo pure Perez.
Francesco dice: ciao Corrado, secondo te tra le varie imprese sul bagnato dei grandi come Senna Schumacher, secondo te qual è a parer tuo la più impressionante? Quella là di. Le due vittorie più impressionanti sono Barcellona 96 di Schumacher, dove il pilota ferrarista guidava una macchina che lo stesso Irvine definì inguidabile anche sull'asciutto. Irvine disse: non so come abbia fatto Schumacher a vincere perché io non la riuscivo a tenere neanche sull'asciutto, figurati sul bagnato. Schumi distrusse tutti, compreso le Williams che dominavano. Fu una vittoria sontuosa con una macchina nettamente inferiore, perché poi Schumacher farà altre grandi vittorie sul bagnato, ma con macchine competitive. Quella è stata la più bella, è quella di Senna del 93 Donington, quando in un giro superò 5 piloti e con una McLaren Ford nettamente inferiore alla Williams asfaltò tutti. Quelle sono secondo me le due vittorie più belle di Schumacher e Senna sul bagnato, perché ottenute con due macchine molto inferiori alla concorrenza. Lorenzo dice: ciao Corrado, cosa ne pensi del futuro di Gasly? Pensi rimanga in Alpino? Posso provare a cambiare, andare in un team come Williams Haas o addirittura fare il secondo in Red Bull al posto di Perez? No, io penso che Gasly si sta profilando una permanenza in Alpine, perché in Alpine se ne dovrebbe andare Ocon e lui rimarrà come primo pilota, vedendo che sta facendo campagna acquisti. Arriva Briatore, hanno preso il capo aerodinamico della Red Bull. L'Alpine è un team che ha il potenziale per tornare forte e probabilmente punteranno su Gasly, che è un pilota di talento, per tornare forti. Andare nei team che hai citato tu è una vergogna, perché comunque retrocedi tanto e non ha senso. E fare il secondo di Verstappen già non ha funzionato una volta, sarebbe folle lui, ma non ci andrà secondo me, perché sa che sarebbe una follia. Ma anche Verstappen non vuole Gasly nel team, perché Gasly è un pilota pericoloso. E secondo me rimane in Alpine e cercano di costruire un team vincente su di lui. E Matte dice: che ne pensi del ritorno di Briatore? Lo dicevo, un po' di persone che me l'hanno chiesto. Ragazzi, Briatore c'ha l'età, quindi non è più il Briatore giovane e rampante, e in più non può fare ruoli troppo diretti. Io sapevo che era stato radiato, ma hanno detto: no, guarda che non l'hanno radiato più. Ma se Alpine pensava a Briatore come team principal, vuol dire che aveva piena fiducia. Sarà un supervisore, darà una mano, ma non è più il Briatore incisivo che era negli anni dove vinceva. Quindi buono per Alpine che torna, ma con l'asterisco. Giovanni dice: ciao Corrado, pensi che con una Ferrari competitiva, vedendo un Perez così in difficoltà, il mondiale costruttori possa essere con... No. No, perché vedrete che la Red Bull adesso Perez lo riporterà su come gli serve. Gli farà fare delle gare dove riprende punti, con Verstappen che potenzialmente ne vince altre 4, 5 di seguito. Per me è impossibile. La vedo molto, 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 molto difficile. Dovrebbe esserci una debacle, ma per me oggi non è veritiera la cosa. Eleonora dice: pensi che la vittoria di Eleonora? Ieri sera stavo incazzato, poi non vi ho risposto più ai commenti, ma ero troppo arrabbiato mentre correvo. Dovete capire pure che io sono una persona emotiva. E ieri, dopo aver buttato all'aria la gara al Nürburgring per colpa mia, per una distrazione stupida mia, perché mi sono messo a leggere la chat in un settore guidato dove potevo tranquillamente non leggerla, aspettare il rettilineo, sono uscito di pista, ho buttato all'aria una vittoria che poteva essere facile. Quindi capite anche le condizioni mentali di uno che corre. Sta cercando di ottenere uno spettacolo. Una volta che c'è la possibilità di vincere una gara su LFM, non ci riesce. Spero che non ve la siate presa, perché purtroppo io sono una persona che ci tiene a queste cose. A un certo punto ho proprio sclerato completamente e non sono riuscito più a portare avanti i discorsi che stavo facendo. Ragazzi, succede. Purtroppo non è facile correre e leggere la chat. Però dice Leonora: pensi che la vittoria a Monte Carlo possa rappresentare uno stimolo per la Ferrari affinché si continui a sviluppare questa macchina, oppure si mollerà a metà stagione come accade da 20 anni? Allora, questo non te lo posso dire, ma non è la vittoria di Monte Carlo che ti può dare lo stimolo, perché non è una vittoria che ti sei guadagnato sul campo al 100%. Quindi ti dico, una vittoria molto fortunata sarebbe potuta arrivare lo stesso, ma era da vedere. Secondo me la Ferrari, se lotterà, è perché ha due vittorie dopo 8 gare. Sa che potenzialmente può cercare di insidiare almeno il costruttore alla Red Bull, che per me lo vincerà lo stesso. Almeno può tentare di sviluppare l'auto e vincere diverse gare questa stagione. Conta che potremmo anche superare le 4 vittorie del 2022, dove la Ferrari era superiore a quella di quest'anno. Quindi ti dico, io penso che lo stimolo Ferrari ce lo deve avere da prescindere, perché ci sono più occasioni in cui potrà vincere delle gare. Non i mondiali, ma le gare. Quindi io svilupperei. Hanno promesso che svilupperanno. Vediamo. La certezza chi te la dà? Ogni anno dicono le stesse cose e poi non sviluppano davvero. Jackie dice: ciao Corrà, qual è la macchina più bella da un punto di vista estetico? Tra la Lotus 85, la Ferrari 90, la Williams 93. Seguito video della storia Formone. Mi piace, ti auguro. Ragazzi, sono tre macchine mostruose. Allora, innanzitutto, a me piace la Williams del 92 molto più di quella del 93. Dico la verità. La vedo più bella, più slanciata. Quindi, poi
La Lotus di Senna è bella, bellissima livrea. Io sono legato alla Ferrari 90 perché per me è la Ferrari più bella che c'è, esteticamente più equilibrata, e anche perché è stata l'ultima Ferrari che ho potuto vivere di persona, anche se me la ricordo vagamente, a Modena. Io me ne sono andato da Modena a giugno 1990 perché ci siamo trasferiti qua in Abruzzo, quindi ci sono legato particolarmente. Sono tre macchine iconiche, bellissime, ti dico. Io preferisco la Ferrari, poi secondo posto ci metto la Williams del 92, terzo posto ci metto la Lotus di Senna che era stupenda, però ragazzi le altre due sono veramente mostruose. Leonardo, allora Leonardo mi dice: ciao, volevo chiedere perché secondo te chi ha un motore clienti come McLaren non può vincere un mondiale? Perché se ti trovi in lotta con un team che ti fornisce il motore sicuramente non ci vuole niente a boicottarti, basta togliere 10 cavalli dal motore e tu già sei dietro. Non è impossibile, io mi ricordo la Red Bull vinceva col motore Renault, però era un team diretto. Il discorso sai qual è? Che oggi McLaren non è un team diretto Mercedes, significa che non c'è una sinergia, come con la Honda. Allora, Ferrari e Mercedes si fanno il motore, parte a sto presupposto, come l'Alpine, quindi hanno una sinergia completa, la fabbrica del motore lavora in piena sinergia con la fabbrica della progettazione macchina, quindi tutto viene studiato per avere la massima efficienza, anche se spesso poi non si riesce. Tra Honda, per esempio, e Aston Martin, che arriverà, oppure da Red Bull oggi, c'è una sinergia perché è un fornitore ufficiale, cioè Honda lavora come fornitore ufficiale, quindi sta là, c'è i tecnici nella sede, creano tutto quello che c'è da creare in maniera sinergica, quindi il motore va a essere tutt'uno con la macchina perché si lavora in sinergia e si lavora per migliorare costantemente, perché è un team ufficiale, è anche un partner ufficiale. Il team clienti, come McLaren, significa che Mercedes fa il motore in base a come l'ha finito a fare, te lo manda e poi sono cazzi tuoi, tu ti devi vedere gli ingombri, tu ti devi vedere come plasmare la macchina intorno al motore, e non ci vuole niente da motorista ufficiale, volendo, a dare un motore meno potente di quello che c'è tu nella macchina reale, o darti un'evoluzione meno evoluta di quello che c'è tu. Sono tante le cose che si possono fare. Io ti dico, per me è difficilissimo che McLaren possa vincere un mondiale con un motore clienti, te lo dico sinceramente, è perché è più difficile progettare l'auto, è perché potenzialmente il tuo partner che ti vende la roba, che non è un partner, è semplicemente un venditore, potrebbe anche un minimo boicottarti, capito che succede? Perché gli dà fastidio vederti che tu stai davanti. Ora qual è il discorso? Tu immagini questo. Allora, io sono uno youtuber, mi faccio tutto in casa, quindi non c'ho bisogno di spendere soldi, guadagnerò molto di più, come faccio io. Pensi, io sono uno youtuber, ma ho un fratello, un amico che mi aiuta a lavorare. Noi comunque guadagniamo insieme, ci dividiamo il compenso e siamo motivatissimi a lavorare su YouTube e facciamo dei grandi video. Terza ipotesi, io come youtuber devo pagare qualcuno per crearmi video ed editarli, quindi quel qualcuno sarà sempre meno qualitativo di quello che faccio io e meno motivato, in più dovrò spendere dei soldi. Sarà sempre una cosa un po' più artefatta. È quello che succede alla McLaren. Allora, Francesco dice: Piastri cosa potrà fare in futuro? Secondo te lo vedessi bene in Ferrari? No, assolutamente no. Piastri è un pilota di una monotonia in pista talmente grande che assolutamente io sono contro i piloti come Piastri. Non mi piace per niente. Io sono contro per i piloti che ti danno emozioni. Ecco perché va bene Leclerc. Ecco perché ho sempre criticato Sainz fin quando era camomillo, perché faceva le cose assurde in pista, era monotono. Non esisto, a me piacevano i Kubica, i Ricciardo, proprio perché in pista erano aggressivi, forti, furenti. Piastri è monotono, per fare un sorpasso ci mette 20 minuti, è un pilota che non mi piace assolutamente, anche come personalità, assolutamente no. Cosa può fare in futuro? Un pilota buono. Come ti può rimanere un pilota medio all'appunto Ricciardo che ti vince solo delle gare? Come ti può fare lo switch e diventare più forte? Io ad oggi sono tendente a dirti che Piastri è un pilota alla Ricciardo, si ferma a un certo punto e la rimane. Michael dice: ciao Corrà, pensi che Mercedes riuscirà a vincere qualche gara quest'anno, ora che sta, anche se ora sta dietro? Non lo so, Mercedes ci ha abituato a fare delle rimonte poderose a livello tecnico durante la stagione, vedasi il 2022. Non lo so, quest'anno la vedo molto difficile, perché secondo me hanno delle grandi difficoltà sul progetto. Tutto può succedere, quindi una gara anche per Contentino gliela potrebbero pure far vincere. Ma se nel 2022 ero certo di questa cosa, quest'anno sono molto più titubante. La Mercedes è in difficoltà perché secondo me ha perso troppi tecnici. Chi c'ha non è di quel livello qualitativo eccelso. Boh.
sono titubante. Può accadere, ma è molto 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 difficile quest'anno. Oh ragazzi, ce l'abbiamo fatta, 20 minuti, fatemi sapere che ne pensate e ci vediamo nei prossimi video. Ciao, Guagliò. Wow!